Serata di festa nella casa del grande fratello Vito. Gli inquilini ricevono il make-up e un cesto di costumi dal sapore vintage, boa di pelliccia, fusto cangianti, pantaloni a zampa, giacche di pailez e parrucconi afro per fare un salto indietro nel tempo. L'atmosfera è quella giusta, i concorrenti sono carichi, e le porte della casa, anch'essa vestita in stile 70, si splancano con luci stroboscopiche e il sound della disco music. Inevitabile pensare cosa sarebbe accaduto con Ivan Cattaneo ancora nella casa. Il pensiero all'ex compagno corre fugace tra i concorrenti che poi si lasciano andare al divertimento. Balli sfrenati, singoli di gruppo, i parrucconi afro che ondeggiano, e poi ovviamente un brindisi. È Silvia a tenere il pallino in mano proponendo un cin cin di buon auspicio a ciascuno dei coinquilini. Allo chef Mainardi augura un anno di svolta, di costruzione di vita, perché hai la persona giusta a tuo fianco che merita una persona speciale come te. Per i fralemi un brindisi della duplice valenza e i miei amici pazzeschi, indipendentemente dalla vostra storia, spero che siate sempre l'uno per l'altra un punto di riferimento. E poi ancora un pensiero a Lori, spero che potrai vivere questa esperienza fino alla fine al meglio e spero che siamo stati dei buoni compagni di avventura, sono contenta di averti trovata e a Benedetta Benny ti amo, spero di rivederti e averti nella mia vita per sempre. Ufficio stampa 1 di 41, ufficio stampa 2 di 41, ufficio stampa 3 di 41, ufficio stampa 9 di 41.